Buongiorno, sono Manuel, benvenuti sul mio canale YouTube. Niente, oggi vorrei parlarvi delle carte napoletane. Queste, a differenza dei tarocchi, non contengono né arcani maggiori né arcani minori, possiedono le carte numerali dall'asso fino al 7. Poi ci sono le tre figure che sono Fante, Cavallo e Re. Questo mazzo è costituito da 40 carte, scusate, e da 4 semi differenti che sono coppe, denari, spade e bastoni. Allora, ci sono le coppe che indicano tutte le questioni sentimentali, le gioie, l'innamoramento, i rapporti sociali, le nostre amicizie e i rapporti con la nostra famiglia. I denari indicano gli aspetti economici e l'eredità e gli affari a livello economico. I bastoni indicano forza di volontà, vigore, vitalità e si basano anche sul nostro lavoro e possono indicare anche alcuni ostacoli. Invece le spade sono innanzitutto le carte di ostacolo che indicano le questioni giudiziarie, i tradimenti, gli inganni, le bugie e niente. E poi, allora, vi voglio fare vedere oggi anche un metodo semplicissimo di stesura con queste carte, che è quello delle tre carte che indica passato, presente e futuro. Allora, prima di iniziare, pensiamo a una domanda, mentre mescoliamo, mentalmente pensiamo a una nostra domanda che più ci sta a cuore. Quando sentite la necessità di smettere di fare il mazzo, vi fermate. Dopo ci fermiamo. Oppure anche quando le carte si ingippano, vuol dire che può bastare così, che ci dobbiamo fermare. Si alza con la mano sinistra, che è il primo mazzo che abbiamo alzato, si tende le mani, e il secondo mazzetto si mette alla nostra sinistra. Poi, allora, facciamo le nostre carte. La prima carta indica il passato, seconda il presente e la terza il futuro. Aspetta, adesso mi prendo il telefono e vi faccio vedere che cosa è uscito. Allora, prima carta, re di coppe, indica il passato, la prima carta, e significa che c'è un uomo che non è innamorato, perché è capovolto, è pronto nei tradimenti, non è una persona affidabile. E non merita la nostra fiducia. Per raggiungere i suoi scopi, è capace di fare la qualsiasi cosa. Poi c'è la seconda carta che indica il presente, che è il 5 di denari, che sta ad indicare che è dritto, che sta ad indicare la nostra avventura a livello d'amore. Le nostre avventure a livello d'amore, solo l'attrazione fisica che proviamo per questa persona. E poi nel futuro c'è il 7 di spade, che sta ad indicare gli inganni, i possibili tradimenti che ci potrebbero essere. Quindi in pratica, su questa persona che abbiamo
chiesto la domanda, questa semplice stesura di carte ci sta ad indicare che non ci possiamo assolutissimamente fidare di questa persona. È una persona affidabile, non è una persona affidabile, scusate, ed è meglio che la lasciamo perdere per la sua strada, potrebbe portare in rovina. Scusate di tutti questi spostamenti, che mi sto fermando con il mio cellulare, quindi non posso fare altrimenti. Comunque, io vi ringrazio e se vi volete iscrivervi al mio canale e lasciarmi i like sui miei video pubblicati mi fa tanto piacere. E se volete avere un consulto con me, scrivete nei commenti o se vedete la mia email in descrizione, mi contattate lì. Per oggi è tutto e vi auguro una buona giornata. Ci vediamo alla prossima. Ciao, Manuel.